mia carriera è iniziata nel teatro di Montevideo. Io provengo da Sud America, dall'Uruguay. Ho iniziato a Montevideo, dopo sono passato a Buenos Aires facendo sempre teatro classico, teatro moderno, film moderni, e nel 64 ho fatto il grande salto qui in Italia e ho incominciato con i Westin. Voglio dire, io avevo una base importante che è il teatro. Per tutti gli attori io credo che la cosa più importante è aversi fatto le ossa nel teatro. Allora non ci sono stati problemi magari fisici, di resistenza, di cavalcare tutta una giornata, di fare a cazzotti, di essere molto agile, ma il mio fisico me lo permetteva, così che voglio dire non ho avuto problemi. Si lavorava moltissimo, mi ricordo che io facevo circa 7 film all'anno, cosa che è stata un record, non avevo neanche una domenica per riposarmi perché cambiavo da un set all'altro. E erano gli anni in cui io arrivavo in Italia, dal mio paese, dall'Uruguay, e là devo dire che io facevo del teatro e del cinema, un cinema totalmente diverso a quello con cui ho cominciato qui, e che qui per quelle cose del destino mi hanno messo un cappello texano in testa, un sigaro, mi hanno messo a cavalcare, ho fatto tutti questi western che voi sapete, sono stato credo uno dei primi attori che ha lavorato nel cosiddetto western all'italiana, papà, come tutti sappiamo, il maestro Sergio Leone. A lei piacevano questi film? È stata, voglio dire, un'esperienza nuova per me. Io logicamente non l'avevo mai fatti perché io, ripeto, venivo dal teatro, facevo il teatro classico, il teatro moderno, ho fatto delle commedie in cinema e alla televisione. È stata un'esperienza nuova, molto divertente, si guadagnava bene e dava soprattutto una grande popolarità perché il western all'italiana aveva un grande mercato in tutto il mondo. Se dovesse dare un giudizio personale a questi film, così in generale, come qualità, come spettacolo? Ecco, come qualità pochi, voglio dire, pochi avevano la qualità per essere ricordati, per essere mandati all'estero. Purtroppo, come succede in Italia, hanno inflazionato totalmente il mercato con tanti film western di serie B e di serie C. E che cosa è successo? Che il filone è finito, si è esaurito purtroppo. Ma devo dire che a partire di Sergio Leone, che è stato il grande maestro, dopo ci sono stati dei registi come Lucio Fulci, come Corbucci, che ha fatto delle cose molto buone, e tanti altri, Duccio Tessari, che hanno fatto dei film di grande qualità. Ma sono in meno, sempre sono quelli che io ricordo meno di tutti gli altri. Lei pensa che potrebbero ritornare di moda, avere un loro mercato? Beh, io penso che il ciclo è chiuso, ma come tutti i cicli che chiudono, dopo un po' di anni magari può ricominciare, non ai livelli degli anni 60, ma un western ogni 2-3 anni ben fatto, con attori bravi, con registi che conoscono bene il mestiere, potrebbe ancora andare. Lei sarebbe sempre disposto eventualmente a entrare nel panni di questi personaggi? Sì, malgrado adesso stia facendo tutte altre interpretazioni, altri tipi di film per la televisione, eccetera, con molto piacere sicuramente farei un western nuovamente. Devo dire che sono fatiche enormi, perché il film western lo ricordo come un divertimento, ma molto pesante pure nel realizzarlo, fango, sempre sporchi, cavalli scazzottate, freddo, le nottate d'inverno, buttarsi in acqua, rimanere bagnati tutta la sera, era difficile, voglio dire. Secondo lei a cosa era dovuto questo grande successo che hanno avuto in quel periodo? Ma era dovuto a che il western tutto sommato è sempre piaciuto, ma fatto dagli italiani in una maniera un tantino diversa, voglio dire dagli americani, è stato un boom, perché all'inizio erano molto cruenti come quelli che
qualcuno che io ho fatto, oppure Tempo di massacro, Vado la marcia e torno, ma in mezzo a tutta questa crudeltà, questo sangue, queste scazzottate, c'era sempre molta ironia, e questa era una cosa che era piaciuta molto, perché era nuova nell'ambiente del West, diciamo. In America li facevano diversamente, allora è stato un impatto per il pubblico, e sono andati benissimo, è stato un filone, penso uno di quelli che è piaciuto di più nel cinema italiano. C'è un western all'italiana che le sia piaciuto particolarmente più degli altri, qui a fatto? Ah, che ho fatto io? Sì. Ma che ho fatto io, penso sempre il primo, Tempo di massacro, diretto da Lucio Fulci, con Franco Nero e Nino Castelnuovo, dove io avevo un ruolo di un ubriacone che diceva sempre la fatidica frase «Ehi, gentleman!» prima di ammazzare i cattivi, che mi ha dato molta soddisfazione. Sicuramente quello, che è stato il primo amore non si scorda mai. Che fatiche si fanno per i parenti. Ehi, gentlemen! Scusate tanto, ragazzi. Con le buone maniere si ottiene tutto. Quanto alla preparazione fisica, ha dovuto tenersi, sì, tenermi preparato in forma, senz'altro. Prima di ogni film cavalcavo molto. Uno fa un po' di ginnastica, perché deve essere agile, deve saper cadere, deve saper portare i pugni. Io ho fatto un po' di box pure nella mia prima giovinezza, diciamo, in Uruguay, e tutto questo mi è servito tantissimo. Dopo sono stato sempre un grande sportivo, e tanti, ho fatto un Sartana, c'è Sartana, vendi il fucile e comprati la bara, che era di Anthony Ascot, Giuliano Carnimeo. Un western che a me è piaciuto molto, Ognuno per sé, di Giorgio Capitani, un regista che io ammiro molto e con cui ho fatto altri lavori diversi, di diverso tipo, in cui recitavo, era una specie di remake di Il tesoro della Sierra Madre, in cui recitavo con un premio Oscar Van Heflin, con Gilbert Roland e con Klaus Kinski. Dopo la serie di Alleluia, Vado la marcia e torno, che con un regista molto caro, che è Enzo Castellari, dove c'era pure Gilbert Roland, Ed Burns, tutti i film girati in inglese, che avevano, perché si avevano già queste esigenze per vendere all'epoca, per vendere in tutto il mondo. Non lo so, Uno di più all'inferno, ho detto la serie dei 3-7, 3-7 giocava sempre col morto, non lo so, ho fatto tanto. Preferisce quelli, ha preferito quelli drammatici o quelli più scanzonati verso gli ultimi? No, tutte e due, devo dire, tutte e due. Mi è piaciuto molto il ruolo di Tempo di massacro dell'ubriaco, mi è piaciuto molto pure il ruolo ambiguo che facevano Ognuno per sé, ma io mi considero un attore eclettico e riesco a fare sia il dramma che la commedia, così che non è che avevo particolari difficoltà. Hey, gentlemen! Scusate tanto, mi dispiace per voi. Tempo di massacro è stato girato a Roma, Manziana, e credo qualcosa pure in Spagna. Il ranch di Scott era per caso la fattoria Mussolini? E infatti, la fattoria Mussolini. Dopo, quasi tutti i film che ho fatto sono stati quasi sempre fatti in Spagna, perché lì c'era un posto, Almeria, che ricordava molto il Texas. Certo.
Vado alla Mazzatona, è stato un grosso successo. Sì, un grosso successo. Quello è stato girato a Granada, mi ricordo. E Vado alla Mazzatona è stato un grosso successo, oppure questa frase, vado, la ammazzo e torno, che dopo l'hanno detta in tanti film, programmi televisivi, è rimasta, diciamo, nel costume nostro.